Ah, cioè, si deve andare lì. Puzza di boss. La luce qua com'è che se n'è andata? Vabbè. Un glitch. Ma non c'è nessuno? Riesce ad essere un po' inquietante così. Eccolo qua, forse. Questa roba gigante per due stronzate. Sono un po' troppo innocui. Questo è il fratellino meno innocuo. Eccolo, vai. Ora lascio giù le spore, vediamo se ne vanno. Il che? È venuto giù come niente, tra l'altro, strano. Proiettili qua. Oh, qua c'è qualcosa o solo estetico? Salme. Poi ho l'autocura. Ma che rottura. C'ha un range mica da ridere qualcosa lì. Poi ovviamente questo assicura in circa mezz'ora dopo 8 volte che premi il tasto. Però insomma, strano che non si va qui, a meno che sì, no, 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 guarda. La barriera. C'è assolutamente un boss lì. Mi sa che ci sarà da ridere se quello come si chiama? Apocalisse, come si chiama? Si vede che si fa il giro tutto di là per poi arrivare qua, non lo fa. No, non è quello di prima.
stai qua, stai qua, stai qua. Ah, ok. Ho appena combattuto i 5, arrivano altri. Va bene. Non so se ne va questa roba. Ah, in realtà si poteva salire anche qua. Sì, ma... per? Posso, stronzo. Basta che non arrivi quell'altro, perché questo qui è un posto, un po' di M. Sembra semplicemente una scorciatoia quella. Tecnicamente era qua la cosa, no? Questa roba? Sì, ah, si è sdoppiato? Triplicato, no. Sciogliti. E te? Più niente. Non di qua. Ma no, ma che ci ha messo un buco lì? Ma fa un bagno. Ma no.
Ma poi dico, ma c'è il checkpoint, cazzo. Ma cavolo. Io voglio di plastica. Cioè mi segnala il fuoco da lì. La pietra da lì. E provare a, boh, a fare un rush fino là, non lo so, cioè. Proviamo. Ma non credo che sia possibile. Abbiamo già qualche volta provato, boh. Cioè io non voglio per forza di affrontarli di nuovo tutti. Vabbè, fai anche punti, ma non è che. Forse non arrivano. La musica sembra che siamo ancora in combattimento, appunto. Però. Ste buco di M, dove cavolo è? Cioè, nel senso, ci può anche stare, il problema sono i checkpoint che sono distanti. Un po' di del ferro temperato. Ecco, questo come mio avevo quello rosso. Eccolo qua. E così dobbiamo rifare. Vattene. Che cosa cazzo ha lanciato? Questa cosa qua che ci impiega mezz'ora, che si ferma praticamente per curarsi. E non è ancora morto, stronzo. Cos'era quest'altra roba qua? Cos'era? Lasciate tutte le specie di. Di mine? Pietra sabbia. Oh, caratteristiche. Mettiamo un po' anche la resistenza, che poi non. Oh, termina resistenza. L'esperienza ha ottenuto il 10%.
Te l'ho detto che è uno stronzo. No, ma questo non è esattamente quello. Questo qua è quello che si duplica. E poi magari in uno di quei buchi lì magari c'è poi un'area segreta come minimo, eh. No, qua direi di no, e anche questo qua mi sembra di no. Però. Basta. Per ora. Ma ti cassa, ti appiccichi. Se anche no, cazzo di. Funziona così? Sì. Va a fa un bagno, che cazzo mi hai sparato addosso? Ah, è quello là. Questo di che esplodo? Sì, più che altro questo qua che devo far fuori. C'è spazio. Ok, un'altra qua. Questi mi hanno dato un po' di roba. Ah, la borsa è piena. Ah, la borsa è piena. Ah, ok, ci siamo ormai. Qui in teoria c'erano arrivate. Ma quanto manca a passare? Siamo comunque a metà di vita. Questo è il rumore? Ah. Mamma mia, quando si appiccicano le cose. Oh, eccoli che arrivano. Dove? Ah, ok, lui aveva visto attraverso le pareti. Ecco il checkpoint. Allora, in teoria abbiamo visto tutto. Sembra. Vabbè.
2000. Ho paura prima o poi di incontrare boss in cui noi ci troviamo veramente nei guai. Proprio perché, boh, non mi sembra di essere livellato, diciamo, equipaggiato. Legion. Ma come? Mi serve questa roba qua? Cosa cazzo è questo caldo? O quel cavolo che sia? Ai. Ai cazzo! Ai.
No, troppo presto, cazzo, vado sbagliato. Ancora hanno sbagliato, cavolo. Ci credo, ma è veramente un boss DM questo cazzo. Muori o no, cazzo? Alla grande! Cioè, ho dovuto usare quel fucilino qua. Pare che non serve raccogliere tutto, perché tanto ho dovuto usare quel fucile qua per poter mettere su quella roba lì della fiamma, dargli un po' di un debuff alla fine, no? Cioè, un damage overtime, un dot, in realtà si chiamano. Mamma mia, che inferno sta cosa. Questo qua è stato uno dei più difficili. Cioè, è multisensoriale, bisogna tener conto che non devi stare davanti all'occhio, perché sennò ti fa follia. Bisogna stare attento che c'hai i nemici che vicino, cioè, bisogna stare attento che resuscitano i nemici quando fa quella specie di ondata, no? Che fa il swarming, bisogna... Quindi è andata abbastanza bene, ma a volte proprio devi avere le orecchie... Comunque, oh. Cioè, già sto giocando veterano, non sto praticamente grindando nulla e diventa difficile. Sono preoccupato, insomma, andando avanti, adesso vorrò vedere il prossimo, sarà ancora peggio. Allora, caratteristiche... Quello che comunque è utile più di tutti sono i mod. Cioè, quello che, il momento in cui puoi fargli danno è quei mod, perché sennò... Boh. Andiamo avanti con questo, a questo punto. Cioè, probabilmente il gioco è bilanciato proprio per essere giocato... anche in multiplayer, no? Cioè, non ho armature, non ho armi. Ho messo su quelle munizioni di fuoco, no? Perché questa qui c'è il modo fisso. Questa c'è il modo fisso. Nel raggio di 20 metri, sì. Ma il discorso è che l'occhio è difficile avvicinarsi.
il fatto che devi tenere conto di tutto il resto, no? Di quelli che resuscitano, che sono più veloci, più cattivi e ti esplodono addosso, specialmente quello grosso con... e ti ammazzano anche loro, no? Quelli senza essere, come dire, illuminati, camminano un po' più lenti, vabbè, però... Quindi che siano i boschi distanti. Proviamo a tornare a Word un attimo. Allora, noi abbiamo 2006. Attira la diagnosi. Forse si poteva provare questo. Vediamo cosa può creare. Dai. Sei di nuovo qui? D'accordo. Scrutatore, evoca un occhio di Legion. Che fissa il suo sguardo sul bersaglio mirato del giocatore. Però nel 0,25 secondi che il scrutatore si concentra su un bersaglio entro 25 metri, esso applica un accumulo stato di follia. Ogni accumulo infligge 3 danni al secondo. Massimo 10 accumuli. Spara un raggio sul riscaldato che infligge. Vabbè, questi li abbiamo già visti. 650. Il problema è che sto usando armi che hanno già un mod. Io mi compro qualcos'altro. Ok, questo è quanto. Ci si vede. Vedi di non causare problemi. Adesso si ragiona. Caricatore 1. Caricatore 10. Caricatore 150. Un'arma di supporto sperimentale per fanteria, usata per il fuoco di copertura prolungata, alta capacità. Allora, portata ideale 19 metri. Questo è un doppiettone. Qui abbiamo tutte armi da vicino. La pistolina, 105. Sì, ma caricatore 1. Sono sempre lì, caricatore 10. Ma io dico, ma si può fare un gioco in cui non c'è un cazzo di confronto con le cose che ho indosso? O addirittura con le cose dell'inventario? Cioè fa fatica, non ci sta, perché devo vedere la sua brutta faccia, non ho capito. Cioè, ma come ragionano? Perché io devo star qua a guardare quello che ho in mano? Ma molla. Cioè, quello che ho. Possono tornare a pezzi. Sta zitto. 55. Questo fa già 55 caricatore. Anzi, tra l'altro mi sembra la stessa roba. Questo è fucile a leva arrugginito. Questo comincia che cos'è? Adesso sì. E questo? Questo parte già da 55, vabbè, colpi secondo 2, caricatore 10, 25 metri. Cioè, sono idioti, ma è bello che in questo tempo non è che esce una patch, ma non doveva neanche essere dall'inizio questo problema. In realtà è stato questo, 105 fa.
1 e 5, caricatore 7. Quindi mi servirà un sostituto di questo, magari, con più caricatore, più danno. 27 metri. Che poi dico, portata ideale 27 metri, portata a riduzione 79. Loro non è, cioè 75, loro non è una riduzione. Cioè, se mi dà una portata ideale, vuol dire che se io vado a 30, riduci i danni, no? Quindi non è portata a riduzione. A meno che intendi portata a riduzione, dopo di che, bah, non so, in teoria è portata massima, appunto. Dopo 75 metri non fa più niente. Munizioni massime, non so, 42. Sbilanciamento, 0. Questo purtroppo, questa roba qua aumenta la cadenza di tiro, però a me serve io di mettergli su qualcosa che lo danneggi anche quando non lo guardo, no? Perché il problema è quello, il problema è che quel boss lì lo perdi di vista molto spesso, no? Poi dopo è l'occhio che vaga, però comunque lo perdi di vista perché ti devi girare e devi combattere il resto, quindi era importante mettere su un dot che gli permette di danneggiarsi nel tempo, no? Non lo so, guarda. Credi di non causare problemi. Cioè, o provo questo qua, che è un caricatore enorme, 19 metri. Così, per curiosità, per vedere come. Proviamo. Troverai bene. Ecco, poi un'altra cosa che non hai, appunto, non giocando in multiplayer, evidentemente non tiri su materiali, non tiri su soldi. Però io credo che un gioco dovrebbe essere bilanciato anche per single player, cioè nel senso, se uno vuole fare una run iniziale da solo, no? Tanto mi sembra che ci sono altri due livelli di difficoltà, no? Quindi, cioè, fino a veterano fammela poter fare anche da solo, cioè ce la sto facendo, ma però vedremo. Andiamo un attimo. ...200 scarti ogni volta. Ah, buon salto, 19. 49. 600, 600. Degradare, eh? Riesco a smonterai volentieri qualsiasi oggetto migliorato, restituendo tutti i materiali utilizzati per migliorare l'oggetto e la metà degli scarti. Ma c'era anche prima o l'hanno introdotto adesso? Non mi ricordo questa roba. Quindi così possiamo migliorare. No, miglioriamo comunque questi due. Stiamo andando avanti con questi. Poi in teoria, per esempio, se degrado questo, non è che ci dia questa gran roba. A presto. Sì, presto tesoro. Ma gli altri archetipi. Dove sono? Là c'è quello del medico. Ce ne sono 10, mi sembra, minimo. Allora, questi sono i consumabili, queste sono le missioni. È questo che ci ha dato, ci ha dato quello. Questo cos'è? Un nucleo di stasi, ok. Questi sono tutti materiali, non abbiamo ancora recuperato assolutamente nulla. Allora, vediamo com'è. Noi siamo venuti da qua sotto. Ok.